Frittura di pesce. Buona, vero? Ma non è che ne stai consumando un po' troppa? Oggi con me scoprirai qual è la tua porzione abituale. Sono il dottor Marco Rizzo, dietista e nutrizionista, esperto di alimentazione in menopausa. Ti invito a iscriverti al canale e a spuntare la campanella se sei interessata all'alimentazione e alla salute in menopausa. Ok, non perdiamo tempo, adesso ti farò vedere tre piatti di frittura di pesce mista. Vediamo qual è quello che si avvicina di più alla porzione che consumi di solito. Dopo vedremo anche le relative grammature e i valori nutrizionali. Ecco la porzione A, la più piccola. Ora la porzione B, quella intermedia. Ed infine la porzione più abbondante, quella C. Vediamo ora le grammature e i valori nutrizionali di ogni piatto. Piatto A, 100 grammi e apporta 80,74 kcal, 13,69 grammi di proteine, 2,26 grammi di grassi, 1,46 grammi di carboidrati ed infine 0,3 grammi di sale. Piatto B, 170 grammi e apporta 137,26 kcal, 23,27 grammi di proteine, 3,84 grammi di grassi, 2,72 grammi di carboidrati ed infine 0,5 grammi di sale. Il piatto C, il più abbondante, è di 250 grammi e apporta 201 kcal, 34,23 grammi di proteine, 5,65 grammi di grassi, 3,65 grammi di carboidrati ed infine 0,75 grammi di sale. Quindi ora vi starete chiedendo, ma nutrizionalmente parlando, qual è la porzione più corretta? Forse vi stupirò, ma in realtà tutte sono corrette. Anche la porzione più abbondante, quella C di 250 grammi. E perché questa cosa? Perché generalmente i pesci e i molluschi utilizzati nella frittura sono molto nutrienti, però portano poche calorie. Sto parlando di seppie, calamari, totani, crostacei o alici. Però è importante fare bene la frittura, scegliere un olio corretto e far sì che l'alimento non si impregni di questo olio, perché altrimenti la frittura si va a riempire di grassi e calorie inutili ed è anche molto più malsana. Se vi fa piacere, in un prossimo video posso parlarvi della frittura dal punto di vista scientifico e come andrebbe fatta. Adesso, come nutrizionista, vi dico che un soggetto sano che fa uno stile di vita regolare, quindi una corretta alimentazione e regolare movimento, può concedersi la frittura dalle 2 alle 4 volte al mese. Quindi fammi sapere nei commenti se ti piace la frittura di pesce e se la mangi spesso. E in generale, i fritti, quante volte li mangi ogni mese? E ricordati di seguirmi per rimanere sempre aggiornata sull'alimentazione, la salute, il dimagrimento e la menopausa.